Salve agli amici di YouTube. È un po' che non carico video perché ho dovuto da fare un po' con lavoro, un po' con altre cose. E come sapete, queste sono cose che io faccio quando ho tempo. E siccome stavo facendo per gli amici tornitori, mi rivolgo a loro. Una sfera fatta al tornio per un braccetto di una macchina utensile che poi andrà filettato e via dicendo. E altre volte ho fatto vedere come si possono fare delle sfere in acciaio con la smerigliatrice, come pure quelle per il legno con macchinette improvvisate. Utensili improvvisati, ecco. Questa volta invece l'ho fatta al tornio perché è un pomello d'acciaio ricavato da un semiassi di una Jeep e quindi è un acciaio abbastanza duro e forgiato. Altra cosa sarebbe invece un acciaio tornibile e meglio ancora ottone o alluminio. Ora in questo che vedrete non posso dare spiegazioni né accademiche né ipotetiche su come si fa, perché essendo un lavoro prettamente manuale, cioè che si avvale sul manovellismo del tornio, spostando il carrello verticale ed orizzontale fino ad ottenere una sfera quanto più precisa possibile, che non sarà certo una sfera per fare i cuscinetti, ma comunque sarà una sfera per metterla su come pomello su delle maniglie o quant'altro. Ecco, allora io sono partito da questo semiasse qui, questo mozzicone di semiasse, a fare questa sfera. Ora io farò vedere il lavoro che ho fatto per arrivare a questa sfera qui e in ultimo dirò, spiegherò quantomeno da dove si deve partire appunto per gli amici tornitori se vorranno provarci anche loro. Vedete qui ci sono due righette così. Ebbene, come spiegherò, l'intero è lo stesso diametro dell'asse che naturalmente darà il diametro massimo della sfera, mentre questo è il centro che chiameremo equatore e partendo da questo noi vedremo piano piano come lavora il ferro. Ecco, come detto, non posso dare altre spiegazioni perché non ce ne sono. L'unica cosa che potete provare è guardare, io lo farò in tempo reale. Non so se magari per qualcuno è noioso, comunque il tempo reale consente di vedere i vari passaggi dell'utensile e come è stato mosso e aggiustato di volta in volta. Se aumentassi la velocità non si vedrebbe nulla, non si capirebbe niente e non servirebbe farlo vedere così per chi vuole approcciare. Ecco, allora andiamo al tornio e vedrete subito iniziare il lavoro e dopo la spiegazione della partenza.
Eccolo qui. Ora vediamo da dove si parte per fare questo. Lo giro. Abbiamo bisogno di un utensile a punta, così a diamante, che va di bene sia per la parte destra che per la parte sinistra. Vediamo più un dettaglio. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere la misura del diametro che abbiamo scelto, che corrisponde poi al diametro della sfera che verrà. Ebbene, tracciamo una prima riga qui perché il pezzo per la lunghezza deve essere uguale naturalmente al diametro. Tracciato l'intero pezzo, noi tracceremo la metà, e quello immaginando che sia la terra, faremo come se fosse l'equatore, quindi il punto massimo del diametro. Lui è 28, quindi tracceremo un 28. Eccolo qui. E questo è il punto massimo. Poi il 28, la metà vuole il 14 e noi imposteremo a 14 il nostro equatore. Eccolo qui. Senza toccare l'equatore, noi inizieremo a mangiare poco alla volta la parte questa qui di destra. Dopo apriremo qui per entrare successivamente con l'utensile. Lasceremo sempre l'equatore in ultimo, solo quando a vista abbiamo fatto le due semisfere. A quel punto lavoriamo sull'equatore e lo portiamo preciso a congiungere le due sfere. Ora non posso chiaramente farvi vedere i movimenti perché questo è un problema di pratica, quindi di mano avvezza per il manovellismo. Bisogna avere accortezza e abilità nel muovere il verticale con l'orizzontale. Ecco, questo è quello che avete visto. Provate a riguardarlo eventualmente per vedere come si sposta l'utensile, perché una spiegazione teorica in questo caso non si può dare. Quello che qui conta
è puramente l'abilità manuale e non c'è altro attrezzo o altra cosa che ne stabilisce la perfezione. Ecco. Eccolo qua. Ora quello che potevo far vedere l'ho fatto vedere e, come detto all'inizio, provate e riprovate il tornio quando non è in automatico, è tutta facoltà della manualità, e per far questa non serve la teoria, ma serve mettersi lì e magari passare le giornate a vedere come reagisce il carrello e come si muovono i ferri. Quindi un po' alla volta sbaglierete le prime volte, poi piano piano correggerete fino a fare una sfera rotonda che sia quantomeno accettabile. Quindi l'unico suggerimento che posso darvi è provate, provate e provate. Non vi date mai per vinti, ma queste cose si fanno solo con la pratica. Questo è il mio contributo di oggi. Arrivederci e grazie.